Cosa si cela dietro queste mura? Cosa raccontano gli affreschi dei palazzi di Trento? Storie senza tempo, storie di passione, storie di antiche famiglie, storie di vino. Dove nasce il pensiero di coltivare vigne nel cuore delle Dolomiti, di unire il bello e il buono, l'arte e la natura, la delicatezza e la forza, come in una storia d'amore? Oggi si celebra quel pensiero, quella visione. È un giorno di festa per ricordare una storia secolare e sussurrata dagli spessi muri di questa villa, dai suoi silenzi, dai suoi clamori. La nostra storia inizia nel 1902. Un uomo, Giulio Ferrari, ha un sogno: creare in Trentino un vino capace di confrontarsi con il migliore champagne. Giulio studia a San Michele, all'Adige e poi a Montpellier. Intuisce che la sua terra ha una vocazione straordinaria per la produzione delle bollicine più nobili. È un pioniere. È lui che diffonde per primo in Italia lo Chardonnay e in una piccola cantina a pochi passi dal Duomo di Trento comincia a produrre poche selezionatissime bottiglie con un culto ossessivo per la qualità in ogni dettaglio. Perché per meritare il suo nome, ogni bottiglia deve essere un'opera d'arte. Subito incoronato dai maggiori riconoscimenti internazionali, il Ferrari è riservato solo ai clienti più esclusivi. Il sogno diventa realtà. Gli affreschi di Villa Margon, residenza cinquecentesca della famiglia Lunelli, raccontano che il vino è da sempre parte della cultura e della tradizione di questo territorio. Il Ferrari nasce da uve Chardonnay e Pinot Nero, coltivate in alta quota sui monti del Trentino, secondo principi di sostenibilità e con grande attenzione all'ambiente. Le giornate calde, in cui i vigneti sono baciati dal sole, si alternano a notti fresche, regalando all'uva un'acidità bilanciata e un arcobaleno di aromi. Sono vigneti di montagna, forti e speciali, come le persone che li accudiscono. Perché il vino è il canto della terra verso il cielo. Perché il vino è memoria. Il vino accompagna la passione. Il vino è domani. Il vino è saggio e pazzo. Il vino è armonia. Questo vino è Trento Doc. Leggerezza, eleganza e grazia. Giulio Ferrari, non avendo eredi, cerca qualcuno a cui affidare il suo sogno. Tra i tanti pretendenti sceglie come suo successore Bruno Lunelli, titolare di un'enoteca a Trento. Nel 1952 Bruno si indebita fino al collo per rilevare la piccola cantina. Da quel momento inizia la storia di Casa Ferrari, sotto la guida della famiglia Lunelli. Bruno fa crescere la produzione senza mai scendere a compromessi con la qualità. Bruno Lunelli trasmette la passione ai suoi figli. E sono proprio Gino, Franco e Mauro che fanno diventare il Ferrari leader in Italia e il brindisi italiano per eccellenza. Nel segreto delle cantine si celebra la magia del tempo.
Le bottiglie riposano nel buio e nel silenzio, arricchendosi di profumi e di aromi, giorno dopo giorno, anno dopo anno, preparandosi a regalare emozione. Ferrari è un Trento DOC creato con il metodo classico. La seconda fermentazione, quella che dona il perlage, avviene all'interno della bottiglia. Per questo, ciascuna ha la sua storia, ed è un episodio unico. Ci vuole tempo e pazienza per creare un Ferrari. Oltre 2 anni per un Ferrari Brut, 5 per un Perlé, 7 e 10 anni per la Riserva Lunelli e il Giulio Ferrari. Uno dei passaggi più affascinanti è il remouage, una rotazione eseguita a mano, giro dopo giro. Il vino si fa puro. Il Brindisi Ferrari ha accompagnato grandi emozioni e ha fermato momenti indimenticabili della cultura, dello spettacolo e dello sport. Ferrari è ora più che mai ambasciatore nel mondo dell'arte di vivere italiana. Oggi è la terza generazione della famiglia Lunelli che guida l'azienda e mantiene vivo il sogno Ferrari. La gioia di vivere con lui per ricordare che tutto ha inizio da un sogno.